Stavo pensando che in realtà l'oggetto che abbiamo preso da Vulgrim potrebbe essere migliore di quanto non sembri. Vi spiego la mia idea. È vero, questa roba qui è una merda. È veramente, poteva uscirci qualsiasi cosa, ma c'è uscito questo. Il punto è, se lo potenziamo e gli mettiamo come modificatore la difesa, per dire, otteniamo un oggetto che ci permette di difenderci dai colpi dei nemici e di respingere l'attacco. Potrebbe essere un'ottima idea, in realtà, più di quanto non sembri. Anche perché ormai non sappiamo più quanto queste falci possano prendere di bonus. Possono solo aumentare le statistiche, ma di bonus mi sa che non ci guadagniamo più molto. Vediamo, se provo a potenziarti. Ecco qua, danni da shock, perforazione, collera, colpo critico. Se io gli metto la difesa, secondo me otteniamo un buon oggetto. Secondo me otteniamo un buon oggetto difensivo ma anche d'attacco, perché fa di danno 100-118, che è già sulla stessa linea di questo, mentre gli altri, bene o male, a parte le armi grosse, sono già sotto questo cap. Continuiamo a potenziarlo, vediamo fino a dove possiamo spingerci per ora. Ecco qua, collera, colpo critico, difesa 68. Io continuo sulla difesa il più possibile, assolutamente. Mi sa che con questi oggetti per ora di potenziamenti ce ne facciamo ben poco, Però con i prossimi che troviamo. Anche perché, come ho detto, questo qua guadagnava un sacco secondo me perché era di livello 4, gli oggetti erano già di livello 10. Questo ha preso poco perché è di livello 12 e gli oggetti sono 10-12, quindi ci guadagna molto di meno. Però vediamo come si evolve la questione. Che tra l'altro il mago della ghiaia, questo qui è l'unico oggetto che non può eseguirlo, perché se tieni premuto fa la parata. Che tra l'altro abbiamo ancora anche i punti da rimettere. Io per adesso punterei quelli base qua. Questi ci aumentano questo, fanno danno da fuoco e questo esplodono, ok. Però vengono restituiti sotto forma di collera. Per ora facciamo anche uno di questi e facciamo questo qui. Ci rimangono 3 punti e per ora ti dico che quei 3 punti io li punterei su questo, perché alla fine questa abilità è utile per sfuggire ai nemici. Ok, vediamo dove dobbiamo andare per ora. Dobbiamo proseguire verso l'albero della vita. Questo vuol dire che la zona più vicina è questa qui. Chiamiamo il cavallo. Ah, tra l'altro il martello è rimasto qui, Memento mori proprio. Questo è uno delle sue braccia. Il resto, boh, disperso. Certo che però è il guardiano ci aiuterà a distruggere tutto quanto. Ho visto, ha distrutto solo il muro per farci passare. Che vabbè, ha fatto più di quanto non abbiano fatto altri personaggi, per carità. Però, cioè, vedi quel gigante lì e pensi, forse qualcosa di più servirà. È come Liberty Prime, uguale. Lo usi per la battaglia finale e poi scompare. Eccoci arrivati. Siamo sempre più vicini all'albero della vita. Quella è una statua angelica? Non è mica la spada dell'Armageddon, no? No, credo di no. Credo sia solo una spada angelica e niente più. Ma non c'è nulla. Ah, siamo arrivati. Albero della vita. 7000 di oro. Credo che abbiamo bisogno di chiavi, vero? Che... no, dai. La corruzione. Eccola, ti pareva. Ti pareva, ecco, che non succedeva qualche minchiata. Ti ero del tuo peccato come di una medaglia d'onore. Cosa cerchi, cavaliere pallido? Il ritorno dell'uomo. Su un pianeta sterile e morto, gli umani sono deboli e semplici. Non sopravviverebbero alla resurrezione. E non la meritano. Ah beh. Non sta a noi giudicare. Io voglio solo salvare Guerra dalla punizione del Consiglio. E i Nephilim? Ne salveresti uno solo, ma non tutti gli altri. Gli altri stanno bene. Minacciano l'equilibrio. Se avessimo preso l'Eden,
Nulla di questo sarebbe successo, ma tu hai preferito massacrarci e intrappolare le nostre anime nel tuo amuleto! Chi sei tu? Dovresti saperlo! Un tempo mi chiamavi fratello! Ah sì? Absalom. Ho rinunciato a quel nome. Ora mi chiamo... Corruzione! Corruzione! Sono nato il giorno in cui levasti la falce contro di noi! E presto... sarò tutto! Dammi la radice appizzita, i rami spagli! L'albero della vita è vittima della mia oscurità! E nemmeno morte potrà sfuggirle! Dobbiamo fare a botte? Quello sguardo interdetto di adesso, scusami. Che cos'è l'anima? Per alcuni è la scintilla che lotta contro le tenebre, il fuoco della vita stessa. È Dark Soul questo. Che dire di morte? Che divenne il mietitore quando massacrò i Nephilim. Uccise i fratelli, i compagni di Absalom. Morte! Per quale motivo uccidi Pietro i tuoi? I Nephilim non hanno diritto all'Eden. Ci sono regni per angeli e demoni. Perché non per noi? L'Eden appartiene all'uomo. Appartiene a chi lo conquista! Giustamente, no? Dopo milioni di anni rimane la domanda. Ovvero? Valeva la pena? Io dico di no. Quel singolo istante. No! Diede vita alla corruzione e lo incoronò fratricida. Beh, sicuramente morte non ha una vita semplice. Vive costantemente con quell'amuleto addosso. L'albero della morte. Ah, il cavaliere pallido. Non è strano che così tanti siano arrivati fin qui per mano tua? Eppure, visiti così di rado il regno dei morti. Non intendevo visitare questo luogo maledetto. Cercavo l'albero della vita. L'ho trovato. Vita e morte sono due facce della stessa medaglia. L'albero non è un punto di arrivo, amico mio. È solo un portale per altri mondi. E questa cosa te l'hanno già detta. Se è l'albero che cerchi, allora sei arrivato. Allora sono stato tradito. Direi di no. La saggezza dell'albero è incommensurabile. Se ti ha portato qui, significa che questa era la tua meta. Forse ti posso aiutare. Forse dobbiamo uccidere Absalom. Faresti meglio a darmi retta. Sono un mercante, quindi so come realizzare il tuo più grande desiderio. Dimmi, cavaliere, cosa cerchi? Cosa cerchi? Vorrei il riscatto di mio fratello, ripristinare l'equilibrio. Ah sì, conosco la storia. Tuo fratello ha agito senza aspettare la convocazione e l'umanità ne ha pagato il prezzo. Mio fratello è stato tradito. Come parli, mercante? Io non giudico, amico. Ripeto solo quello che mi dicono. Avevi ragione a cercare l'albero, ma è solo un portale. In realtà, tu cerchi il... Oh, scusami. Chi sei tu? Non mi hai ancora detto chi sei. La storia del mio popolo è finita in cenere, insieme al nostro mondo, dimenticata persino da chi l'ha annientata. Siamo stati ora, noi? Non rimane altro che fumo. Non siamo stati i primi e non saremo gli ultimi. È la realtà delle cose. Sì, ma non mi hai detto chi sei. È l'equilibrio. E cosa tiene in equilibrio la vita? La morte? Oh, la corruzione. Alla fine ci consuma tutti. Così pare.
Comunque non si spiega che cosa tu ci faccia qui. Esatto. Sono solo un umile mercante che apprezza le cose più belle nella vita e nella morte. Sono Astegoth. Oh, finalmente. Sarei lieto di offrirti le mie mercanzie. E quest'albero invece? Albero della vita, albero della morte, portali verso altri mondi. Non ne so niente. Perché sono stato così cieco? O è la tua lingua che sputa solo menzogne? Molto è stato tenuto nascosto ai Nephilim e ai quattro. Chissà perché? Come mai, Perché il potere deve essere limitato dall'ignoranza. Se i Nephilim avessero conosciuto la vera natura dell'albero, sarebbero periti tutti. Ho abbandonato i Nephilim. Sono diventato un guerriero per l'equilibrio. Ho persino ucciso la mia gente. Proteggo questi mondi, te e l'albero. Eppure rimango all'oscuro. Abbandonato, sì. Dimenticato, no. I Nephilim continuano a vivere in te. E questo ma è vero. Che cosa ne so? Sono solo un umile mercante. Non sei un umile mercante, sei più di quanto dovresti. Che ci fa? Come faccio a tornare? Se volessi tornare nelle terre della forgia? L'albero della vita ha molti portali, cavaliere. Alcuni potrebbero aiutarti a tornare sui tuoi passi. Molti portali sono chiusi, ma quello per le terre della forgia. Ah, ok, in sostanza basta che torni indietro. Vabbè, il pozzo delle anime? Il pozzo delle anime può sanare l'umanità? E non solo. Il pozzo conduce i morti in questo regno da ogni mondo, superiore e inferiore. Ok. E attraverso il pozzo le anime vengono ricondotte nel creato quando sono pronte per rinascere. Insomma, vengono ripulite e poi rispedite indietro. Va bene, commerciamo, guarda, vediamo che cos'hai. Con calma. Niente di eccezionale, ovviamente. Però queste lame del braccio oscure sono bellissime. Vabbè, non ho niente da darti. Fai e non ho niente da comprare. Credo. Dove comincio a cercare? Devi superare il picco del serpente ed evocare il trono eterno. Là sonnecchia il signore delle ossa. Ti guiderà al pozzo. O si prenderà la tua anima. Prima che tu te ne vada, cavaliere, rifletti su questo. Il mio popolo sarà anche perduto, ma rimangono le loro reliquie. Potresti fammi indovinare, altra ricerca di oggetti, altra persona a cui consegnare quegli oggetti. Se non per me, riportamele. Ti darò una moneta in cambio di ogni pezzo. Va bene. Se trovo qualcosa ti riporto qualcosa. Però sulla porta vengono illustrati sia gli angeli sia i demoni. D'altronde l'equilibrio richiede tutte le parti.